facciamo un'ultima osservazione di teoria e poi facciamo un po' di esercizi su questa serie di modelli. L'esercizio sarà calcolare qualche somma e calcolare l'intervallo di convergenza e dove converge. Allora, quando è che una funzione è sviluppabile in serie di potenze? Allora, vi ricordate che se io scrivo la serie di Taylor, c'erò la somma parziale della nostra serie di potenze, della nostra serie di Taylor, più il resto. Ma il resto, allora, qual è la condizione necessaria e sufficiente affinché questa converga a F? Se questa converge a F e questa vale F, la differenza deve tendere a 0. Quindi la condizione necessaria e sufficiente affinché la nostra serie converga, che è il resto ennesimo della forma di Taylor tende a 0. Allora, per capire, però ricavare delle condizioni pratiche, per esempio, questo resto se lo va a scrivere in forma di Lagrange, il resto ennesimo di f x se lo può scrivere come la derivata n più unesima di f in un punto xi fratto n più 1 fattoriale per x alla n, dove xi in valore assoluto è meno di x. Allora, facciamo un esempio. Supponiamo per esempio che la nostra f, noi sappiamo che la derivata ennesima di f nel punto x, se x appartiene a meno a mn, allora segue che questa derivata ennesima è minore o uguale di una costante per m alla n. Ok? Si può fare anche di meglio, ho preso una condizione che sia abbastanza semplice. Allora, qua come posso maggiorare? Il valore assoluto di questo, il valore assoluto di questo. Allora, questo però deve essere vero per ogni n, eh? Questa disuguaglianza deve essere vera per tutti gli n. Allora, qua come posso maggiorare? Posso maggiorare con una costante per un altro numero alla n, chiamiamo l alla n. Ah no, l non mi piace. Per t alla n. Allora qua posso maggiorare con c per t per m alla n fratto n più 1, anzi qua t alla n più 1, qua è n più 1 pure, anche m alla n più 1, però sotto c'è n più 1 fatto fattoriale, quindi quando n tende a infinito, che succede? Che tutto questo tende a 0, perché questo è un esponenziale in n, questo è un fattoriale, sempre in n più 1, chiamare n più 1 prima di n. Ok? E quindi, per esempio, questo vi dice che se la vostra derivata, la vostra funzione in quell'intervallo non esplode troppo violentemente, cioè può andare pure come può esplodere pure esponenzialmente in n, ma non di più. Allora sicuramente il resto tende a zero, la serie, la nostra funzione è sviluppabile in serie di potenze. Si può fare di meglio, qua ci posso mettere anche un qualcosa, diciamo, ci posso mettere un n fattoriale, però a quel punto devo stare attento perché l'n fattoriale si cancella, allora devo far sì che converga quello che rimane. Non mi sto a fare altre condizioni. La cosa importante che dovete sapere non sono tanto le condizioni, quelle se sapete ragionare trovate da soli.
quello che è importante sapere è che la nostra funzione di sviluppabile serie di Fourier può diventare essere ennesima limitazione. Quindi andando a, diciamo, questa condizione qua, per esempio, quando è che viene soddisfatta? E per esempio se abbiamo una funzione, per esempio, l'esponenziale di 2x, quando faccio la derivata prima, quasi viene 2 esponenziale di 2x, derivata seconda 4 esponenziale di 2x, derivata ennesima 2 alla n per e alla 2x. Allora quando vado a fare su un intervallo faccio il massimo di alla 2x per 2 alla n, e come vedete viene una costante. Quindi anche una funzione tipo esponenziale va bene, anche una funzione tipo esponenziale di kx va bene, insomma gran parte delle funzioni che già conosciamo vanno bene. Anzi, adesso la prima cosa che facciamo, andiamo a scrivere tutte le formule di Taylor, le andiamo a scrivere come serie di Taylor, di McLaurin. Quali funzioni conosciamo noi sviluppabili in serie di McLaurin? Allora cominciamo. Cominciamo con e alla x. E alla x che è somma per n che va da 0 a infinito di x alla n su n fatto n. Fine. Dove? Su tutto r. Convergenza puntuale su tutto r. Andare a fare raggi di convergenza fa infinito. Dov'è che converge totalmente e uniformemente su tutti i limitati? Poi cosine x somma per n che va da 0 a infinito di meno 1 alla n per x alla 2n fratto 2n fattoriale. Dove? Dove su tutto r. Vabbè, facciamo così. 1 meno squadro mezzi più raggio di convergenza infinito pure qua. Perché la derivata è limitata, siamo sicuramente in quel caso lì per ogni diciamo t uguale a 1, t uguale a 1, c è uguale a 1. Poi sen x uguale somma per n che va da 0 a più infinito meno 1 alla n x alla 2n più 1 fratto 2n più 1 fattoriale. Allora qua scriviamo, invece di scrivere così, scriviamo raggio di convergenza uguale più infinito. E qui ci mettiamo tutto quello con raggio di convergenza più infinito. Poi cosa altro abbiamo con raggio di convergenza infinito? Il coseno, iperbolico. Chi è il coseno iperbolico? Somma per n che va da 0 a infinito x alla 2n fratto 2n fattoriale. Seno iperbolico somma per n che va da 0 all'infinito x alla 2n più 1 fratto 2n più 1 fattoriale. Queste sono tutte parenti in realtà. Per capire la parentela però bisognerebbe ricorrere alla variabile complessa, cioè se noi potessimo mettere per esempio qua dentro i volte x, i per x elevato alla 2n quanto farebbe?
x alla 2n fa x alla 2n, i alla 2n fa meno 1 alla n. Quindi il coseno di x è uguale al coseno iperbolico calcolato nel punto ix. Però questo è un altro discorso, esula da questo corso. Chiaro? Quindi, in realtà sono queste qua sono parenti, queste qua sono parenti, tutte quante sono parenti a questo. Infatti il coseno iperbolico chi è? E alla x più e alla meno x diviso 2. E alla x simmetrizzato. Ok, queste hanno tutte quante il raggio di convergenza che fa più infinito. Ce ne stanno altre. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, abbiamo evitato guai peggiori. Allora, logaritmo di 1 più x. Yeah. Se vi ricordate è x meno x quadro mezzo più x cubo terzo. È somma per n che va da 1 a infinito, allora, di meno 1 alla n più 1 x alla n più n. Allora x per 1 o n meno 1, qua potete mettere n più 1 o n meno 1 è la stessa cosa. Allora, logaritmo di 1 meno x è somma per n che va da 1 a infinito, a qua mi viene sempre meno, perché quando ci metto praticamente, allora questo qua che è il raggio di convergenza 1, perché se andate davanti a x alla n c'è un polinomio, diciamo un rapporto di polinomi, una costante sopra che è 1 meno 1 e sotto c'è, andate a fare la diciannesima del valore assoluto, il valore assoluto che uno sa è la diciannesima, tende a 1, quindi l vale 1, r vale 1. E se ci metto meno x al posto di x, semplicemente sto scambiando x con meno x, quindi il raggio rimane sempre lì. E però la somma come diventa? Praticamente qua il coefficiente viene sempre meno, perché viene meno 1 alla n, per meno 1 alla n meno 1, che fa meno 1 alla 2n meno 1, che è sempre dispari, quindi viene meno 1. Meno 1 lo portiamo fuori e rimane questo. Se volete cambiare segno, questo viene completo e questo viene completo. Oh, però se vi ricordate, allora vediamo un po', 1 fratto 1 più x, chi è la derivata di questo? E infatti questo qua è somma per n che va da 0 a infinito di meno 1 alla n x alla n. Se voi derivate questo viene meno 1 alla n per x alla n meno 1 fratto n meno 1, n meno 1 lo chiamate nuovo n e così via. Fratto 1 meno x è uguale a somma per n che va da 0 a infinito x alla n, questa è la serie geometrica. Sono tutti viaggi convergenti. Qualcuna converge, allora, queste non convergono sugli estremi, questa converge soltanto in meno 1, questa converge soltanto in 1. Vabbè, sono quasi la stessa cosa, insomma. Sono parenti molto stretti. Queste sono le derivate di queste.
Oh, però se io adesso vado a fare 1 fratto 1 più x quadro, come si può ottenere? Quale sarà il raggio di convergenza di questo? E quale sarà la serie? Beh, la serie, se metto x quadro al posto di x qua, quindi qua mi viene somma per m che fa va da 0 all'infinito di meno 1 alla n x alla 2n, così come 1 fratto 1 meno x quadro è somma per n che va da 0 a infinito x alla 2n. Questo è ovvio. E il raggio di convergenza fa sempre 1, perché qua naturalmente sugli estremi queste non convergono meglio ancora, perché queste sono come diciamo come la serie geometrica, qua le costanti davanti alle x a volte sono 1, a volte sono 0. Quando il termine è di grado pari la costante è 1 meno 1, in valore assoluto fa 1, quando il termine è di grado dispari fa 0. Comunque il massimo limite della diciannesima diagonale tende sempre a 1. I raggi convergenti di questi fanno tutto. Oh, è interessante andare a vedere come posso ottenere l'arco tangente. L'arco tangente io dico che è somma per n che va da 0 a infinito di meno 1 alla n x alla 2n più 1 fratto 2n più 1. Perché? Beh, perché derivando termine a termine arco tangente, io che cosa devo ottenere? 1 fratto 1 più x quadro. E uno dice, vabbè, ma qua ci potrebbe stare una costante. Questa parte x parte da 1. No, la costante è 0, perché quando io vado a calcolare arco tangente di 0 sappiamo che fa 0. La costante è 0. Cioè praticamente io integrato termine a termine. Quando integrate termine a termine state attenti che può venire una costante, cioè la costante arbitraria. Però in questo caso la costante è 0, perché l'arco tangente è 0 fa 0. Ok, qua otteniamo un primo risultato carino. Questa dove converge? Ovviamente tra meno 1 e 1, però sugli estremi. Allora, questa non converge, perché il termine non tende a 0, questa 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 converge solo in meno 1, questa converge solo in 1. Questa qua dove converge? Sia in 1 che in meno 1, perché quando ci vado a mettere meno 1, 1, vedete che qua mi viene sempre meno 1. Allora, scusate, mi viene sempre un segno costante, 1. Se ci metto x uguale a 1, meno 1 se x uguale a meno 1, perché questo è sempre x uguale. Però questo segno è alterno, quindi questa comunque è termine di segno alterno. Sotto è crescente, quindi il reciproco è decrescente, se lo prendo in valore assoluto, quindi per Leibniz questa qua è una serie convergente, sia in 1 che in meno 1. E quanto fa arco tangente di 1? Pi greco quarti, allora otteniamo che pi greco quarti è uguale a 1 meno un terzo più un quinto meno un settimo, la somma di questa serie qui, che è una prima espressione che ci fornisce pi greco. Cioè prendete questa serie, la sommate, moltiplicate per 4. Non ci pensate proprio che sia un risultato chissà eccezionale, questo è un risultato molto modesto, perché è vero che quella serie fa pi greco quarti, ma è altrettanto vero che quella serie converge in maniera estremamente lenta. Cioè per calcolare pi greco quarti con 9 cifre decimali bisogna calcolare 10 alla 9 termini di quella serie. No, il computer lo fa, però insomma se ci sono serie formule migliori ci sono. Ovviamente se lo metto in meno 1 ottengo meno pi greco quarti, però mi viene l'opposto, la serie è giusto. Oh, e questa qua, se io integro termine a termine questa, chi mi viene?
Sì. Chi mi viene? I funzionari. Chi era questo? Lo ricordate? Era l'arco tangente iperbolica di x, cioè un mezzo logaritmo di 1 più x fratto 1 meno x, o un mezzo logaritmo, la differenza dei logaritmi. Quando andate a fare la derivata viene 1 fratto 1 più x più 1 fratto 1 meno x, che viene 2 fratto 1 meno x quadro più 1 mezzo. Fate la derivata di questo e vedete che ci va. Quindi vedete che c'è proprio un parallelo? Questo. Quindi la costante è 0, perché la tangente di iperbolica di 0 fa 0. E queste sono le principali. Poi ce ne sta qualcun'altra. Ecco. Una sola, la scriviamo ancora, l'ultima. E poi passiamo agli esercizi veri e propri, che non faremo in tempo a finire oggi. Ma li faremo ampiamente lunedì. Oh, lunedì come teoria faremo velocemente anche la serie di primi, poi come esercizi invece faremo la serie di potenze. Quindi non so se ce la facciamo a fine per lunedì, però tra lunedì e mercoledì dobbiamo finire la serie, tutte serie di potenze, serie di primi. Ok, allora qual è quella che vogliamo sviluppare? È 1 più x alla alfa. Questa qua è uguale a somma per k che va da 0 a infinito di alfa su k per x alla k, dove alfa su k per definizione è alfa per alfa meno 1 per alfa meno k più 1 fratto k fattoriale. Questa qua pure ha raggio di convergenza che vale 1. Si può vedere. Questa qua non ci siamo a perdere tempo, però allora pensatela così: se ci mettete un numero intero n, questo non è altro che lo sviluppo del binomio di Newton, x alla k per 1 alla n meno k alfa su k. Ma dice, ma questo va infinito? No, perché quando arrivi da n in poi, da n più 1 in poi, qua sei passato per 0, quindi tutti i coefficienti da n più 1 in poi sono nulli. Il problema, cioè non il problema, la cosa diciamo notevole è che con questa definizione questa specie di sviluppo di Newton generalizzato vale con qualunque esponente anche non intero. Per esempio, se io vado a scrivere la radice di 1 più x, questa viene 1 più un mezzo x meno un ottavo x quadro più eccetera. Perché meno un ottavo? Perché alfa su 2 è un mezzo per meno un mezzo diviso 2, quindi un mezzo per meno un mezzo fa meno un quarto, diviso 2 fa meno un ottavo. Quindi questa qua vale la pena, siccome è molto simile al binomio di Newton, vale la pena di ricordarsi.
Questo è un binomio di Newton con un termine che vale 1, no? 1 più x al okay. Quindi questa vale 1 e si ha. Il raggio di convergenza viene sempre 1. Perché viene sempre 1? Allora, quando ci metto x uguale a meno 1, non mi interessa se... Allora, in realtà il raggio di convergenza può venire anche infinito. Quando è che viene infinito? Quando alfa è intero. Quando alfa è intero positivo. Allora, questa qua vale anche se ci mettete alfa uguale a meno 1, ma se ci mettete alfa uguale a meno 1, trovate questo. Metteteci meno 1. Meno 1 su 0 fa 1, x alla 0 fa 1, allora viene 1. Poi mettete il secondo termine, viene meno 1 su 1 fa meno 1, per x alla 1 fa meno x, e così via. Andate a fare i conti, vedete che viene. Scrivete i termini e vedete che viene esattamente quella di qui. Quindi questa generalizza questa. Però se alfa è un intero positivo, quindi se è un numero naturale, il raggio di convergenza è finito. Perché? È più infinito, perché? Perché è la serie che è finita, cioè un numero finito di termini, è una somma. Se è una somma, da un certo punto in poi gli a con n sono 0, quindi il raggio di convergenza è infinito. Però in tutti gli altri casi, cioè quando alfa è negativo o intero negativo, oppure quando alfa è un numero che non è intero, il raggio di convergenza viene 1. Perché? Perché in questo caso la somma va a infinito. Poi quando qua metto meno 1, qua viene 0 all'alfa. Dice, ma 0 all'alfa si può fare se alfa è positivo. Ma la quando derivi, mettiamo che è un metro, 7 mezzi. Se derivi tante volte, la derivata 1 più x passa sotto. E allora lo 0 passa sotto. Quindi una certa derivata a un certo punto non ce l'ha. Ma noi sappiamo che una funzione sviluppabile in serie di potenze deve essere c infinito. E quindi questa qua nel punto meno 1 non può esserci infinito. E allora il raggio di convergenza oltre 1 non può andare. Poi se vi andate a calcolare il limite del coefficiente, della radice ennesima del coefficiente, vedete che vale. Dovete fare alfa su n e fare la radice ennesima di alfa su n e vedete che vale. Si può. Provate a fare un esercizio, ma non è questo l'esercizio che vi do. Non mi serve che voi sappiate fare questo. Però effettivamente il raggio di convergenza di questa serie vale. Quindi con le serie di potenze modulo qualcosa che mi posso essere dimenticato, ma mi sembra di no. Abbiamo finito con le serie di termini. Adesso di quali serie noi siamo in grado di fare la somma? Di serie riconducibili a serie di termini. Allora, facciamo un paio di esempi. Adesso riusciamo a fare giusto un paio, poi. Allora, cominciamo a fare questo esempio qua. Allora, cominciamo a fare la somma per n che va da 1 a infinito di e alla nx fratto n per n più. Questo è un esempio molto, diciamo, ragionevolmente semplice.
Allora, qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo ricondurre una serie di potenze. È una serie di potenze questa? No. Perché qua quello che è elevato alla n e alla x e alla nx è uguale a e alla x elevato alla n. Ci siamo fino a qua? Quindi non è x alla n, è alla x elevato alla n. Allora come si fa? Si fa una sostituzione. Si pone y uguale a alla x e questo diventa y alla n. Quindi questa qua diventa somma da 1 a infinito di y alla n fratto n per n. Ora questa qua dove converge? Convergenza puntuale nella x. Il raggio di convergenza quando va? C'è bisogno di farlo o si vede oggi? Che ci sta davanti a y alla n? È un 1 fratto un polinomio in n, quindi l vale 1, r vale 1. Convergenza y appartiene a meno 1, 1. Gli estremi? Ci stanno o no? Se ci metto 1, questa serie qua converge o no? Sotto che c'ho? Va com'è? N uguale, no, non è serie, n uguale più n. Quindi 1 fratto n uguale. Converge o no? Il termine è quello di una serie armonica generalizzata. E se ci metto meno 1? Meglio ancora perché è di là, segna il termine. Ma in realtà converge anche assolutamente. Quindi questa qua converge tra meno 1 e 1, inclusi. E qua la convergenza com'è? Su questo intervallo com'è? È uniforme? È uniforme tra meno 1 e 1. Che dice la teoria? A per dice di? Sì. Che è un combatto, è condotto un insieme di convergenza? Sì. È totale? Sì. Perché il massimo di questi monomi dov'è è raggiunto? In 1 o in meno 1? Quando ci vado a mettere quello assoluto, poi mi viene 1 sopra, poi mi viene n4 più n sotto. Quindi in realtà qua la convergenza è totale. Allora, nella y, però che cosa significa y tra meno 1? La prima cosa che si può fare è cambiare la y con la x. Allora, che significa y compreso tra meno 1 e 1? Significa e alla x compreso tra meno 1 e 1. Che significa? Che x? Da dove va? Da meno infinito a 0. E alla 0 fa 1, la funzione cresce. Invece dall'altra parte posso andare fino a meno infinito, perché anzi quando vado verso meno infinito a meno 1 manco ci arrivo, perché e alla x è sempre così positivo. Allora, e su questo insieme abbiamo convergenza totale. Cioè, quando trasformate l'insieme, dove avete convergenza puntuale, avete convergenza puntuale, dove avete convergenza uniforme, convergenza uniforme, dove avete convergenza totale, convergenza totale. Là c'è la convergenza totale, eppure qua c'è convergenza totale. Ma non è limitato, ma non è simmetrico, ma questa non è una serie di potenze. È nella y che è una serie di potenze. È chiaro? Quindi nella x, prima faccio nella y, poi trasformo nella x. Il tipo di convergenza che ho, quel tipo di convergenza mi rimane. Era totale? Rimane totale. Era puntuale? Rimane puntuale.
era uniforme e rimane uniforme. Chiaro? Mo, perché abbiamo fatto, uno poteva dire, ma non ti potevi calcolare prima la somma che facevamo prima e poi guardavamo la funzione in faccia? No. Perché? Perché mo vi spiego. Allora, y 1 su n per n più 1, quanto fa? Fa 1 su n meno 1 su n più 1, no? Lo ricordate i vincoli? N più 1 meno n. Quindi la nostra serie, questa, è uguale alla somma di due serie. Somma da 1 a infinito di y alla n su n meno somma da 1 a infinito di y alla n su n più 1. O no? Y alla n per 1 su n meno y alla n più 1 per n. Ma qua abbiamo fatto qualcosa che non è sempre, cioè va bene, ma va bene se y è diverso da 1. Perché? Perché queste due in 1 divergono entrambe, questa invece converge, questa diverge, se ci metti 1, questa è la serie armonica, questa pure, ci manca un termine, ma quelle divergono, quella no. Ma chi è questo? Allora qua dividiamo, dividiamo per y, no? questa somma la scrivo qua. Allora, la prima è meno logaritmo di 1 meno x, questa l'avevamo già fatta, e l'altra chi è? È meno 1 su y per meno logaritmo di 1 meno y meno y. Se vogliamo raggruppare il tutto, possiamo dire meno 1 su y per meno y fa 1, poi c'è più qua viene più 1 su y, quindi qua viene più 1 su y meno 1, o se preferite 1 meno y su y per logaritmo 1 meno y. Allora, vediamo un po'. Allora, 1 ce l'ho da qui. Poi qua c'è 1 su y per logaritmo di 1 meno y. 1 su y per logaritmo di 1 meno y. E poi c'è meno 1 per logaritmo di 1 meno y. Meno 1 per logaritmo. Ora, che succede? Che succede? Uno dice, ma questa dovrebbe esistere tra meno 1 e 1, questa non esiste manco per y uguale a 0, invece no, esiste per y uguale a 0. Perché esiste per y uguale a 0? Perché quando vado a fare la serie, a sviluppare questa in serie, questa qua parte da y, e quindi metto una y in evidenza e si semplifica. Quindi questa esiste pure per y. Allora, per y uguale a meno 1 esiste questa? Senza problemi. Quando fa? Per y uguale a meno 1, qua mi viene 2 fratto meno 1 che fa meno 2 per logaritmo 2, quindi viene 1 meno 2 logaritmo 2. E per y uguale a 1? Per y uguale a 1, questa va meno, questa va meno infinito, però questa va a 0. Per questo è un prodotto notevole che va sotto, non fa niente perché va a 1. Questo prodotto notevole tende a 0. E quindi la somma mi rimane 1. Quando ci metto y uguale a 1, questa che è? La serie di Mengoli. La serie di Mengoli c'è la somma proprio 1. Quindi
dovete fare attenzione con la somma. Con la somma si possono fare tante cose, però quando io spacchetto e riassemblo, la somma l'ho trovata, allora, volete controllare questa somma? Che dovete fare? Prendete questa funzione, sviluppate in serie, allora fate la forma di Taylor fino al quinto, al terzo, a grado 3, fino all'ordine 3. Sviluppate, avrete questa cosa fino all'ordine 2, controllate i termini qua fino all'ordine 2, vedete se funziona. Allora, lo facciamo. Quindi facciamo solo questo e poi ce l'andiamo. Allora, 1 più 1 meno y fratto y per logaritmo di 1 meno y. Quanto c'è il logaritmo di 1 meno y? Fa meno y meno y quadro mezzi meno y cubo terzi più o piccolo y cubo, o no? Ok. Adesso questo viene 1 più 1 meno y per, anzi facciamo, cambiamo segno, più y meno 1 per 1 più y mezzi più y quadro terzi più o piccolo di y quadro. Ci siamo fino a qui. Ho cambiato segno qua e qua e poi ho diviso per y. Adesso sviluppiamo, qua mi viene 1, allora qua mi viene, il primo termine viene meno 1, meno 1 più 1 se ne va. Poi termini con la y, y meno y mezzi, quanto fa y mezzi? Termini con la y quadro mezzi meno y quadro terzi, quanto fa? Più y quadro sesti. E poi basta, perché quando vado a moltiplicare meno 1 per un piccolo di y quadro rimane un piccolo di y quadro e assorbe tutti i resti, tutti gli altri termini. Andiamo a vedere i primi termini di questa serie. Se metto n uguale a 1 viene y fratto 1 per 2 che fa y mezzi. Se metto n uguale a 2 viene y quadro per fratto 2 per 3 che fa 6. Allora vedete che questi due termini poi cidono. Se volete, se non siete sicuri, sviluppate fino all'ordine 3 e vedete coincide pure il terzo. Beh, se coincide 1, 2, 3 a un certo punto vuol dire che sta fatta bene, no? Quindi la somma di questa serie è qui. Dove vale questa somma? Vale, abbiamo visto prima, su tutto meno 1, 1, estremi inclusi. Però attenzione che se la scrivete così, in meno 1 la potete calcolare direttamente, in 0 la dovete calcolare sviluppando questo e semplificando perché ci sta questa y per metodo, e in 1 comunque la dovete calcolare facendo il limite. Se fate il limite vi trovate sempre per il teorema di Euler, ma se non fate il limite avete 0 per infinito. Però se fate il limite, quello là fa 0 e il limite fa 1. Ok? Questa è una serie semplice, veramente semplice, cioè non è complicata. Quindi studiate proprio per bene questo esempio e lunedì vediamo qualche caso un po' più.